Solinas, capitano della Dorganese che fa il bis, no? Coppa Italia mercoledì scorso, Supercoppa oggi, ai rigori, partite infinite sia col carbone che nel tonare, una grande soddisfazione. Oggi è toccato a te sollevare la Coppa, settimana scorsa al tuo compagno Gianni perché è riuscito a gara in corso. Cosa state provando? Bellissimo, bellissimo, perché dovevamo rifarci di un campionato sotto le nostre aspettative e volevamo chiudere in bellezza perché la squadra meritava questo risultato. Io sono contentissimo per tutta la squadra, per i dirigenti, per Dorgali, tutto. Saluto dopo 10 anni questa esperienza Dorgali con... Chiudi con questi trofei? Chiudo con questi trofei perché ho deciso che è giusto mollare dopo 10 anni, è giusto così. Ma andare a giocare da altre parti o devi ancora valutare? No, ho deciso di creare di nuovo la squadra del mio paese, perché quest'anno purtroppo non si è fatta la squadra e quindi ho deciso di dedicarmi anche al mio paese. Ecco, ricorda il tuo paese così. Galtellì, anche perché io sono impegnato in mille, sono assessore comunale, lavoro, quindi ho una famiglia, è giusto anche dedicare un po' di spazio ai miei figli che stanno già iniziando, il bambino a giocare a pallone, quindi giusto seguirla. E poi una bambina che anche lei fa atletica, è giusto che il babbo lo vedano. Ecco, quindi non c'era congedo migliore, no? Due trofei che arricchiscono la bacheca tua e della Dorganese. Sì, non c'era... Bellissimo perché, ripeto, la squadra è forte e voleva chiudere in bellezza, ripeto, per un campionato sotto le aspettative. Purtroppo nel campionato ci vogliono mille situazioni che non sono girate a nostro favore, però... È bello perché abbiamo vinto un'altra Coppa Italia dopo quella dell'anno scorso, e poi abbiamo venduto Carlo La Pelle a una squadra comunque di eccellenza che ha fatto un grandissimo campionato. E non lo nego, perché comunque col Tonara c'è anche una rivalità sportiva e vincere con loro è molto soddisfacente. Ecco, senti, tra l'altro questa impresa è doppia perché mercoledì scorso avete fatto 120 minuti con un grande caldo, sabato molti dei vostri giovani hanno giocato con la Juniores, domenica, cioè 2 giorni fa, avete fatto la partita di campionato e ora altri 120 minuti, proprio non... chi vi distrugge? No, noi dobbiamo fare i complimenti intanto allo staff, al mister, al preparatore atletico che è Paolo Martello, che comunque hanno fatto un grandissimo lavoro. Il mister è stato bravo a gestire le forze di tutti i giocatori che facevano parte della rosa, e quindi molto, molto di questo merito va anche a loro. Ecco, giusto per accontentare tutti, mercoledì scorso la Coppa l'ha sollevata Gianni, questa volta l'hai sollevata tu da capitano, un po' per uno, no? Va bene così? No, va bene così perché Gianni è un'icona a Dorgali, è un grandissimo giocatore che sicuramente meritava altri palcoscenici. È giusto anche che l'avessi sollevata io oggi perché, ripeto, 10 anni ho dato anima e corpo a questa società, sia dal punto di vista sportivo ma anche dal punto di vista personale, quindi ti dico la verità, sono soddisfattissimo. Senti Franco, in tutta questa cavalcata decennale è mancata l'eccellenza, perché abbiamo visto fare gli spareggi col quarto 2000, col Monastir, diciamo è mancato quel pizzico di fortuna o di per andare a assaporare questa eccellenza, perché poi quando le incontrate le squadre di eccellenza giocate alla pari. Hai anticipato quello che volevo dire, l'unico rammarico di questi 10 anni per me e per la squadra della Dorganese è proprio il mancato salto in eccellenza, però rimarrà questo rammarico per me. Spero che il prossimo anno la Dorganese riesca a programmare una stagione sin dall'inizio bene e che riesca finalmente a salire di categoria. Tu che tanto conosci benissimo l'ambiente, c'è il pubblico, c'è una dirigenza, c'è una passione, c'è una bella squadra, ci sono tutti gli ingredienti proprio per stare nella Serie A del calcio sardo. Ci sono tutti gli ingredienti, devono, ripeto, programmare sin da subito, ma dico da adesso devono programmare la stagione che arriverà, perché comunque per salire categoria si vuole una programmazione soprattutto con i giovani, e lo stanno facendo, e poi anche tenere lo sudore della squadra. Quindi io mi dispiace, ho fatto questa scelta, sono anche emozionato, però ho deciso così e li ringrazio. Ecco.
ti capiamo tantissimo, ti facciamo complimenti perché per 10 anni è stata la colonna di questa Dorgalese della difesa, hai combattuto in tutti i campi, in ogni occasione, ti sei tolto le tue soddisfazioni, come abbiamo detto prima, è mancata l'eccellenza, però diciamo hai dato tutto e credo sia soddisfatto diciamo di quello che hai dato in questi 10 anni al colore rosso-blu. Assolutamente sì. Grazie ancora, Franco, complimenti. Grazie.